Voglio solo rammentare alla commissione selezionatrice una prova inconfutabile che credo riassuma la personalità del capitano Dodge. Ci sono prove fisiche che, come guardia marina, Dodge divenne talmente intossicato fisicamente che non solo permise che gli venisse fatto un tatuaggio, ma permise che gli venisse fatto sui genitali. Ora dite pure che sono impressionabile, ma credo che non sia buona politica da parte della Marina consegnare $1 miliardo in attrezzature a un uomo che ha la scritta "Benvenuti a bordo" tatuata sul pene. Signore, dopo 80 giorni sotto i banchi di ghiaccio, pensavo che un po' di divertimento fosse più che dovuto. Messaggio prioritario, signore. Non mettevo in pericolo la nave, cercavo solo di divertirmi. Ma un le sue azioni erano del tutto inappropriate. Non è così che si comporta un futuro capitano. Un difetto che ho notato più di una volta nel suo rapporto di idoneità. Per quanto io ci tenga a vedere i miei uomini avanzare, ho un obbligo verso la Marina, essere il più sincero possibile. Beh, allora sono nei guai. Questo disastro che lei chiama la sua carriera è opera delle sue stesse mani. Mi ha stroncato alla grande, eh? 20 anni buttati nel cesso più profondo. Attento a come parla, Dodge, sa quanto lo odio. Oh, cacchio, adesso l'ho fatta bella, mi sono giocato la carriera. Sembrerebbe di no. È appena giunto questo dal Consul Blunt. Deve fare immediatamente rapporto a Norfolk per assumere il comando di un sottomarino tutto suo. Non è divertente? No, non lo è, per questo è stato decodificato ben 2 volte. Congratulazioni.